Sono Mario Taddei, benvenuti nel mio laboratorio. Vi faccio vedere velocemente di cosa si tratta. È un studio, un laboratorio, una biblioteca. È il posto in cui studio, sviluppo le macchine, le nuove macchine di Leonardo da Vinci. E questo è il robot Android di Leonardo, una macchina incredibile che però vi devo raccontare. I miei topolini stanno gridando perché c'è il gatto che ogni tanto gira, guardate intorno, ma state sempre attenti a me, non guardate in giro che c'è il gatto. Seguitemi. Seguitemi dove? Qua. Girate, girate, mentre dall'altra parte con il mouse, siamo a 360 gradi. Guardate questo foglio. A un certo punto questo, è un foglio che mi è capitato di vedere, e ho detto, ma cosa ci fa un volto umano, guardate lo scrivere da vicino, cosa ci fa un volto umano sopra un congegno? Questi congegni sono dei meccanismi che poi si ritrovano in tante altre pagine del codice atlantico, questa è della collezione invece che sta in Inghilterra, dove Leonardo poi svilupperà questi oggetti per fare delle grandi pompe d'acqua delle ore, 24 ore, un palazzo gigante dove ci sono 24 di questi oggetti. Ma quella è un'altra storia. Qui c'è un'altra cosa, c'è un uomo, c'è un avvolto sopra questo congegno. Quindi questo congegno, che è lo stesso, quindi lo stesso meccanismo, deve avere a che fare con questo congegno. Addirittura qui Leonardo disegna l'esofago, ecco perché, attenzione, siamo nel 1508, seguitemi di qua, Leonardo stava studiando che cosa? Il corpo umano, non da un punto di vista artistico, ormai l'aveva già fatto, aveva già visto i cadaveri da un punto di vista artistico. Qui invece nel 1508 a Milano studia il corpo umano da un punto di vista dell'anatomia, cerca di studiare i meccanismi interni del corpo umano, cerca di vedere tutte le viscere come funzionano, è uno scienziato che studia il corpo umano perché lo ritiene la macchina perfetta. Beh, velocemente, Leonardo da Vinci quindi mette insieme tutti questi concetti e crea un androide, un vero e proprio progetto di un androide. Perché? Perché qui c'è un volto umano, quindi attaccato, lo vediamo qua, eccolo qui. Guardate cosa smonto. Questo volto che abbiamo visto essere questo disegnato qua, lo metto qua, e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Qui ci sono le braccia che si smontano, e questa è la pila, diciamo così, è il segreto di questa macchina. È un oggetto incredibile, guardatelo. È il, diciamo così, è il contenitore dell'acqua, che Leonardo qui teorizza, lo vedete qua, in questo, vedete che c'è questa serpentina, vedete che c'è una spirale. Questo sistema è proprio una batteria. Come funziona? Ve lo faccio vedere qua, con questo anello gigante, che va su e giù, vedete, scivola, perché c'è questo pattino, diciamo così, a spirale. Ma la cosa incredibile è che questo oggetto, se io lo tengo qua, ruota in questo senso. Ma se lo monto qui dentro con dei pattini fissi, girate, venite di qua, non può ruotare, quindi cos'è che fa? Fa ruotare il pilone, quindi entra l'acqua fa galleggiare quel galleggiante che tira sul sistema, che fa funzionare delle leve, per cui alla fine questo oggetto fa muovere la testa oppure le braccia con queste ferrucole, e cosa succede? Arrivato in alta l'acqua fa sbloccare il secondo, diciamo così, cioè la seconda ciambella che sblocca con quelle leve la valvola centrale, l'acqua riesce, insomma un ciclo ad orologeria incredibilmente complicato e complesso, dove Leonardo vuole far vedere come riesce a progettare un orologio d'acqua. Questo alla fine cos'è? Un orologio. È un pupazzo androide ad orologeria, perché non è certo un Goldrick che va in battaglia, ma questo è un oggetto che Leonardo aveva pensato, poteva essere piccolino, scala 1 a 4, magari da mettere sul comodino, perché già a quel tempo di Leonardo c'erano questi piccoli robot ad orologeria. Beh, lui pensa magari di farlo anche in grande, magari anche 6 metri e altro, non lo sappiamo. Comunque la cosa incredibile è Leonardo che ci fa vedere che 500 anni dopo ci sono ancora delle sorprese che nascondono i suoi manoscritti. E il mio lavoro è quello di cercare questi manoscritti, questi veri progetti di Leonardo, e ricostruirli per voi. Grazie dell'attenzione, mi raccomando, andate a cercare su Amazon il libro sull'Android di Leonardo da Vinci che vi spiega nel dettaglio tutti i passaggi che ho fatto nello studio. Grazie dell'attenzione, saluti!